C'erano anche le vedove di Ottana ieri a Montecitorio nell'incontro tra i parenti di chi è morto di amianto nelle fabbriche italiane e Laura Boldrini. Allora, le parole della Presidente della Camera nel servizio di Barbara Romano. Io metterò in campo tutto quello che è nelle mie facoltà perché credo che sì, voi avete subito un'ingiustizia. È la prima volta che un'alta carica dello Stato riconosce la grave discriminazione che hanno subito gli operai di Ottana, gli unici in Italia cui non è stata riconosciuta la malattia professionale che hanno contratto lavorando per decenni con l'amianto. Si tratta degli ex lavoratori Enichem. La Presidente della Camera ieri ha ricevuto le vedove perché molti di quegli operai non ci sono più. 160 i morti di asbestosi e carcinoma polmonare, secondo i dati dell'AIEA. Abbiamo raggiunto il podio più alto della battaglia che comunque stiamo combattendo e continueremo, non ci fermeremo comunque qui. Abbiamo visto dalla Presidente Boldrini una sensibilità femminile, quindi sicuramente c'è molto vicina e i nostri mariti sarebbero orgogliosi di quello che abbiamo fatto per il riscatto della loro dignità. Hanno perso i loro mariti, malati della malattia che si prende lavorando l'amianto, diversi tipi di malattie, e non hanno avuto nessun riconoscimento di questo. Dunque mi sembrava giusto ascoltarli e fare tutto quello che nelle mie facoltà per sollecitare le autorità di competenza. Lei, in quanto Presidente della Camera, cosa farà per aiutarli appunto nella loro battaglia? Scriverò ai ministri competenti, scriverò all'INAIL e all'INPS. Essere venuti qui alla Camera dei Deputati dimostra da parte loro un rispetto verso le istituzioni, nonostante loro vivano una condizione appunto di ingiustizia, e dunque è giusto portare avanti istanze che hanno comunque veramente una primaria importanza e meritano tutto il rispetto possibile.